national grow, you national truth you can get me down. Let's be the bidash, let's make me on. Ehi, dove sei? Già, te ne freghi di tutti. E io, cretino, che ti ascolto anche. Buonasera, gente! Galileo, sei pronto per andare in onda? Arrivo subito, Jerry Titanio. Sergio, sei pronto per il nostro servizio speciale? Sono molto felice ed emozionato. Davvero? Io no, ma ho già qualche idea interessante per il nostro servizio. Andiamo, Decibel. Via, verso la libertà del weekend. Guardano tutti, eh? E lascia che guardino. Che carrozzeria. Pronto, Jerry, sono Olga. Any go for doing piso? Ai. Any go for doing piso? Colin, all right? Any go fondue in piso. Ai? Devi reagire, cazzo. Hai capito? Cosa avete detto? E quindi questa è la mia seconda vita, capisce? Nei film la fanno facile. Vedi la luce in fondo al tunnel, la raggiungi, ti svegli ed è tutto come prima. Eh no, non è proprio così, Stella Bella. Vorrei sapere se chi racconta questo c'è mai stato nel tunnel con la luce. Ma mi sta ascoltando? Sì, sì, non mi perdo una parola. Ogni volta la stessa storia. Sa, io l'ho sentita mille volte questa storia e non ne posso più. Lascia in pace la gente. Dico bene? Sì. Cazzo! Non ci faccia caso. Fa così in continuazione. Piacere, Martina. Ma parlate con me? Ma allora è proprio sbadata. No, no, è che avvatiggiate da un'altra parte. Ma che cosa c'entra? Di solito ti guarda in faccia la persona con cui si parla. Shh, shh, shh. Lo sentite anche voi? Ma che modi! Sì, sì, io lo sento. Sembra un cellulare? No, no. Si sta alzando il volume. Un'astronave! Insomma, cellulare e astronave. Buongiorno a tutti. È lei! In realtà è un lui. Don Chisciotte aveva Ronzinante, Zorro aveva Tornado.
E io... Decibel. Che nome di merda! Che nome della merla! È un modo di dire, nome della merla. È un bel nome. Ok, grazie. L'ho scelto io. Quando Decibel arriva si sente da lontano. Ecco, appunto. Io sono Paola. Carlo, piacere. Siete in fila per la normalizzazione? Sì, quando ho visto l'ultimo spot di Zeri Titanio mi sono convinta. Voglio diventare normale. Ma ti sei registrata sbadata? Ah no, mi è passato di mente, Stella Bella. Piove ancora? No, ha smesso. Tudu. Buongiorno e benvenuto all'UNV, Ufficio Normalizzazione Volontaria. Sono Bimbi 3000, in cosa posso esserle utile? Volevo registrarmi. Ti senti strano, diverso, inadatto? Anche tu puoi diventare perfetto tramite un processo di normalizzazione. Per registrarsi al programma, passi la tessera salute sopra... Ecco, lo sapevo, ho dimenticato la tessera! Sfigata! Devo averla persa mentre ero seduta! Passi la tessera o inserisca il codice ID. Oh, la mia stupida memoria! Ma se non mi ricordo, come farò a farmi curare la memoria? Ma ci vuole memoria per farsi curare la memoria? E soprattutto, che cosa mi devo ricordare? Passi la tessera. Ecco la tessera! È lì per terra! Grazie. Dove la devo inserire? Ma inserisce nel culo! Mano sulla mano! Buongiorno utente 00269999. Inserisca la password. La password? Oh, porca miseria! Ma chi se la ricorda? Le verrà in mente. Buongiorno utente. Ci pensi bene. 0, 2, proviamo. 6. Non si preoccupi, le verrà in mente. Latta. Oh, password errata. Oh, le rimangono due tentativi. Oh, cavolo! Se ha dimenticato la password, provi a rispondere alla domanda di sicurezza. Proviamo con questa, sì. La domanda di sicurezza è il nome del tuo primo cane. La so! Rex. Fido. Argo. Thor. Fruffolino. Aja. Fru. Fo. Li. No. Che nome di merda! Della merla! Buongiorno, signorina Martina Rosetti. Grazie per essersi rivolta all'UNV, Ufficio Normalizzazione Volontaria. Il suo numero è 002. Prema accetto per completare la registrazione o rifiuto per concludere l'operazione. Accetto. Tudu. Ottima scelta, Martina. I nostri operatori stanno elaborando la sua richiesta. Si accomodi e attenda il suo turno. Il paziente 001 e il paziente 002 sono attesi in reparto. Noi andiamo. Ci vediamo dentro. Sfigati! Tudu. Buongiorno e benvenuto all'UNV, Ufficio Normalizzazione Volontaria. Prego, vada lei. No, si sbaglia, lei era già qui, è il suo turno. Sì, no, ma è per una mia amica normalizzazione. È ipovedente. Come vuole. Qua. Vuole una mano? No, no, ce la posso fare. Ce la devo fare. Tudu. Buongiorno, signor Carlo Marcegalli. Grazie per essersi rivolto all'UNV, Ufficio Normalizzazione Volontaria. Il suo numero è 003. Prema accetto per completare la registrazione o rifiuto per concludere l'operazione. Accetto. Ottima scelta, Carlo. I nostri operatori stanno nella... Il paziente 003 è atteso in reparto. Forza, Decibel. Andiamo. Ti vediamo.
Tudu. Buongiorno e benvenuto all'UNV, Ufficio Normalizzazione Volontaria. Ok, bimbi. Tudu. Modalità non udenti attivata. Sergio? Eccomi. Oggi entreremo nel laboratorio di Olga Dimitrova per iniziare le indagini. Anzi, facciamo così, dimmelo tu il piano. Certamente. Fase 1, sotto copertura. Fase 2, ricerca degli indizi durante la fase 1. Fase 3, elaborare un servizio d'inchiesta. Fase 4, far approvare il nostro servizio d'inchiesta per lo speciale del prossimo mese. Fase 5, festeggiare. Sì, diciamo che sei pronto. A dir la verità non ho ancora trovato il mio nuovo nome per l'identità sotto copertura. Ad esempio Tom. Buon Tom. Te l'ho già spiegato. Non abbiamo bisogno di nomi sotto copertura. Siamo giornalisti, mica l'FBI. E per favore, tieni un basso profilo. E per quanto possibile, tieni la bocca chiusa. Che meno parli, meno ti scopriranno. Tutto chiaro. Vado, che sono già in ritardo. 3, 2, 1, azione! Mi chiamo Tom. Bon Tom. Mi chiamo Tom. Bon Tom. Mi chiamo Tom. Bon Tom. Due siringhe quasi pronte. 1000 giri. Preparo scorte. Ti prego, parti. Non ammetto scarti, ma quante parti, è la fine del mondo. Oh, oh, oh. È la fine del mondo. Oh, oh, oh. È la fine del mondo. Oh, oh, oh. Ti do solo qualche secondo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1. Parti. Che diamine stai facendo? Parti. Partita. La centrifuga. Ah. Comunque il nuovo apprendista è in ritardo. Cominciamo male. E Olga non sarà contenta. Come ha fatto ad ottenere il punteggio massimo mai raggiunto in tutti i test? Sei invidiosa, eh? E perché dovrei? Perché il primato era tuo e lui ti ha battuto. Solo fortuna. Scusate, sono in ritardo, sì, di 9 minuti e 13 secondi. 14, 15. Quindi cominciamo subito. Io sono Isaac e codesta è Rosalind. Chi diamine saresti? È il novellino che ci hanno assegnato. Sono Galileo, ho vinto la borsa di studio. Vinto. Ho anche un paio di pubblicazioni. Due. Perché, scusa? Congratulazioni! Vivissime! Un uomo intraprendente, quindi! Isaac, portami i nuovi casi di studio. Vado io. È già arrivata? Chi? Anna Freud, la nostra nuova psicologa. Quella strizza cervelli che il governo mi ha obbligato ad assumere. Sono qui. Tu sei nuovo? Isaac, presenta a Gustavo l'amica in rosso. Isaac! Piacere, Galileo. Rosalind, dove sono i nuovi casi di studio? Eccoli qui. Sono ordinati per patologia, sesso ed età. Ah, dimenticavo, ovviamente in ordine alfabetico. Ti avevo chiesto di dividerli per gravità.
Mi dovrò accontentare. Isaac, tutto bene? Sì, è che quando vedo Anna il cuore mi batte forte. Ah, tachicardia. Sì, e mi sudano le mani. Iperidrosi, ovviamente. E mi si secca leggermente la bocca. Serostomia. Serostomia. Guglielmo! Galileo! Avvicinati. Sciò. Non mordo. Sai cosa facciamo qui? Vero? Curiamo i pazienti. Ogni tipo di patologia. Sbagliato! Noi prendiamo le persone e le rendiamo tutte uguali. Tutte normali! Fantastico. Ed è tutto grazie alla scienza. Somministriamo un virus per modificare geneticamente l'espressione dei nostri pazienti. Utilizziamo una tecnica di genome editing basata su CRISPR-Cas9. Mi segui, vero? Certo! Silenzio, Rosalind. Prossimo caso da correggere. Dall'ufficio normalizzazione ci mandano 4 nuovi soggetti. 2 sono sorelle. E qual è il loro disturbo? Il primo paziente ha disturbi ossessivi, tic motori e un linguaggio volgare, direi inappropriato. Giampiero? Galileo, e direi la malattia di Tourette? Sindrome di Gilles de la Tourette, per essere precisi. E la sorella invece? Donna, caucasica, 25 anni, presenta una lesione cerebrale con conseguenze fisiche e mentali. In verità, avremmo anche un nome, Jennifer e Martina. Per me siete il paziente 001 e 002. Andate nelle vostre celle, stanze. E questo individuo chi è? Ha qualcosa di brutto? Grave? O incurabile? È una ragazza, ma non sappiamo di quale disturbo soffra. Sembra normale. Grazie. Normale? Il prossimo. L'ultimo paziente è un uomo, ha 34 anni, ha subito un grave incidente stradale in età adolescenziale. Ora è paraplegico. Buongiorno a tutti, io sono Carlo. Sì, sì, sì. E lei? Cosa ci fa ancora qua? Mi rallenta tutto il laboratorio! Tolgo il disturbo. Se mi cercate, sono nel mio studio. Martina, paziente 002, sei il mio primo appuntamento. Esattamente, dove ha detto che è il suo studio? Non ti cercherà nessuno! E tu, vai nella tua stanza! Vorrei, ma non posso. Ah, non puoi? Non puoi. Il nemico di Decibel sono i gradini. Chi è il deficiente che ha messo i gradini davanti alle celle? 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 Chi ha detto celle? Lei ha detto celle. Io non ho detto celle. Ha detto celle. Ho detto stanze. Ha detto celle. Siete un branco di incompetenti! Per fortuna, proprio oggi ho assunto un uomo di forza! Una guardia del corpo! Sergei! Da? Vuol dire sì, imbranato. Sposta la carrozzina nel...
Basta! E voi tutti? A lavorare? Non vi pago per fare merenda e prendere il tè! Sciò! 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 È l'ora delle presentazioni. Sergei. Sergei. Decibel. Decibel. Sergei. L'uomo che ti aiuterà a superare tutte le barriere architettoniche. Quindi, che si fa? E non puoi sollevarle, basta, cretino! Come? Scusa, sono fatta così. E noi siamo ancora qui. Potrei costruire una rampa! Sì, e sarebbe pronta domani. Somaro! Una rampa di lancio! Deficiente! In effetti, l'idea funzionerebbe, ma ci vorrebbe molto tempo. Ho visto una rampa normale dietro. Ehi, Paola, alla fine ti sei registrata anche tu. E la tua amica? Sì, la mia amica non è venuta. È andata al cinema. Ma non era ipovedente? Sì, al cinema. Era una proiezione speciale. Ah. Che figura. Ma cosa te ne importa, tonta? Dimmi un po', ma cosa sai di quella tipa? Chi? Jennifer. Ma non ti preoccupare. Ma non lo devi mica sposare. Oddio! Shh, che dici? Mi piacciono le donne forti! Sarà. Ma se l'hai appena conosciuto! Oh cavolo, puoi stare un po' zitta? No. Sembrerà assurdo, ma quando mi ha insultato prima... Ho sentito una scossa. Non lo so, non mi sono sembrati proprio complimenti. Non ti preoccupare, non c'è niente di male. È così infantile. Che mi ha colpito. Io lo trovo dolce, quel sorriso. È stato un colpo di fulmine. Sergei. Paola. Forse rischi di fare un grande errore. Quale? Come fai a dire? Mi piace quella donna. Mi piace quell'uomo. Cazzo. Se non sai nemmeno se ci potrà essere tra voi un'intesa. Come dire? Sentimentale. Sessuale. A me Jennifer piace assai. Io gli voglio bene, tanto tanto bene. Ma sarà proprio amore, sicuro? Sicura? Sicuro? Sei sicuro che quando c'è lei, quando guardi negli occhi di lei, senti dentro il tuo cuore suonare un violino di miele. Un violino? Sì, di miele. Che suona per me? Sì, un violino di miele che suona soltanto per te. E questo è l'amore, secondo te? Sì, questo è l'amore, secondo me. Oh, vabbè. Sei sicura che quando c'è lui, quando guardi negli occhi di lui, senti qui come il mozzico di una cavalla selvaggia. La cavalla? Sì, selvaggia. Che mozzica qui? Sì, come il mozzico di una cavalla che mozzica qui. Secondo me è una limpida acqua che leva la sete del cuore. L'amore più lo fai
Martina, sono a casa! Oh, tesoro, finalmente sei di ritorno! Ti ho aspettato tutto il santo giorno! Ma sono settimane che torno sempre alla stessa ora, cioè tardi. Da quando abbiamo trovato questo nuovo filone di servizi, dobbiamo cavalcare l'onda, finché il pubblico ne vuole. Abbiamo raggiunto un livello di share che non si vedeva dai tempi di Sanremo 2020. Clamoroso! Oh, tesoro, mai una svista! Sei un perfetto giornalista! Ma il merito è solo tuo, Magdina, che sei stata sempre un passo indietro a un grande uomo. Ma il merito non è solo mio, tesoro. C'è Bimbi che mi aiuta con tutte le faccende. Per esempio, oggi è salita sul tetto per riparare l'antenna perché il segnale non prende. Grazie, Magda. Faccio il mio dovere. Ma sul tetto sono salita ieri, non oggi. Oggi abbiamo lavorato in cucina. Oh, che sbadata. Ora che ci penso, mi sento un po' emaciata. Che c'è? Non ti senti bene? La mia carica è al 92%. Non parlavo con te, ammasso di acciaio. Oh, tesoro, non parlarle così su via. Altrimenti va in blocco, poi si riavvia. Riavvio. Forza, tesoro, fa un bel respiro. Togli la batteria e cambia la pila. Sii garbato e giusto al tiro. Sii gentile con Bimbi 3000. Su, forza. Ora vai. Preparami un bagno caldo, che magari mi rilasso per bene. E... se ci scappano due coccole... Che diamine è che si interrompe? Bimbi, giuro che se è un'altra delle tue sveglie io... ti mando in demolizione! Signor Jerry Titanio, non sono le mie sveglie. L'altro giorno Magda mi ha scaricato il nuovo aggiornamento. Ah, sì, è vero. Questa è il timer. Sono una figlia di Loredana. Questa è la sveglia del mattino. Ehi, Anna, ci becchiamo nel bendo sopra il booster. Questa è per le notifiche. Questo è il campanello. Vado ad aprire? Sì, diamine, vai! Oh, vado io! Ciao! Tesoro, buonasera, signor Titanio! E voi? Voi che ci fate qui? Ecco, eravamo passati per dargli questa, la scaletta di domani. Abbiamo pensato di portargliela. Sì, esatto. Ho visto che l'aveva dimenticata nel camerino delle ballerine. All'inizio non credevo che fosse sua perché mi sembrava strano. Mi sono chiesto perché mai lei, signor Titanio, si fosse trovato lì, tra le ballerine. Poi mi sono chiesto perché mai io mi trovassi lì e... l'ho trovato nel camerino, punto e basta. Oh beh, sì, lascia pure tutto lì. Mi farà avere il mio poster con l'autografo. Ecco, sì, ma io e Sergio in realtà volevamo proporle un paio di servizi speciali. Sa, roba che scotta. Una vera bomba. Bimbi, fai in fretta, per favore, tira fuori l'estintore! Bimbi, stop! Magda, ma che diamine dici? Ho sentito bomba e mi sono attivata. Non voglio la casa mezza bruciata. La ragazza qui è mezza svitata. Sergio, datti una controllata. Magda, ma che diamine dici? Non c'è nessun incendio. Su, forza, vai a letto a riposare. Qui è meglio chiamare Olga e fare un bel controllino. Bimbi, segnali in agenda. E voi? Che ci fate ancora qui? E il servizio speciale? E la scaletta? Oh beh, sapete, lasciate pure tutto lì e ci darò un'occhiata, forse. Su. Magdina... Forse è vero, mi sono un po' addolcita la vita, mi ha smussato gli angoli, mi ha tolto qualche asperità. Il tempo ha cucito qualche ferita.
fosse tolta anche i miei muscoli, un po' di elasticità. Ma non sottovalutare la sua voglia di lottare, perché è rimasta uguale. Non sottovalutare di lei niente, lei è comunque sempre una combattente. Martina, cosa ti spinge a farti normalizzare? Vorrei tornare quella che ero prima dell'incidente. Sarà banale, Stella Bella, ma vorrei essere felice come tutti gli altri. Sai che la normalizzazione provoca la perdita di memoria? Sì. Non ricorderei più nulla. Non sarai più tu. E tutti gli sforzi, la fatica che hai fatto. È una regola che vale in tutto l'universo. Chi non lotta per qualcosa non sarà mai perso. Anche se la paura. Avere un aiuto esterno, il mio. Sì, esatto, per migliorarmi e per combattere ogni mio limite. Che è una regola che vale in tutto l'universo. Chi non lotta per qualcosa già comunque perso. E anche se il mondo può far male, non ho mai messo di lottare. È una regola che cambia tutto l'universo. Perché chi lotta per qualcosa non sarà. Immagino che lei sia il signor Carlo Marcegalli. Sì, sono io. Buongiorno. Buongiorno. Lei ha letto attentamente il programma di normalizzazione? Certo, dall'inizio alla fine. Non ho saltato neanche una parola. Bene, allora iniziamo con le domande. È pronto? Sono prontissimo. È consapevole che la normalizzazione è un programma sperimentale? Sì. È consapevole che la normalizzazione provoca la perdita di memoria? Sì. Non ha mai pensato di ricorrere prima d'oggi ad un aiuto esterno, come ad esempio quello di una psicologa? No, non ci ho pensato. Bene, proseguiamo. Quali sono i suoi sogni, i suoi obiettivi nella vita? Beh, Carlo, si prenda il suo tempo. Sa, dottoressa, io non ricordo molto bene il giorno dell'incidente. Non guidavo io, avevo 16 anni.
da quel momento la mia vita è cambiata, per carità, non muovo le gambe. Però, ehi, sono rimasto positivo. Ho sempre la mia famiglia e qualche amico è rimasto. Vado avanti giorno dopo giorno. Sa, dottoressa, adoro la musica. Sono un DJ. Ho la mia console e anche se non posso ballare, posso far ballare gli altri. Ogni sera la mia camera diventa una discoteca. Mancano ancora le luci colorate, ma ci sto già lavorando. Bene, ne sono davvero felice. I miei sogni. Vorrei trovare l'amore. Non solo fisicamente, sa, incontrare qualcuno, mangiare una pizza, vedere un film. Vorrei trovare una ragazza e farla ridere. Ridere così tanto che si innamori di me. Lei mi sembra un grande ottimista. Grazie. Sono certa che prima o poi incontrerà la persona giusta. Ma, Carlo, visto che mi sembra così sereno, mi spieghi meglio. Qual è il vero motivo per cui ha deciso di ricorrere alla normalizzazione? La motivazione è proprio questa. Con Decibel sempre in mezzo non ho tante occasioni per uscire. È difficile incontrare qualcuno così. E poi al primo appuntamento non la passerei di certo a prendere il limousine. Su, Decibel, non ti offendere. Beh, da come ne parla sembra che ci sia una ragazza in particolare. Dottoressa, io mi innamoro 10 volte al giorno di chi incontro per strada, di un tramonto sul mare. Amo il mio cane, amo la musica, ma una ragazza vera non c'è. Lei è un romantico, Carlo. Capisco. Paziente idoneo al trattamento. Può andare. Grazie. Carlo, le auguro di diventare la persona che sogna di essere. Work it, make it, do it, makes us all the better, faster, stronger. That don't kill me, can only make me stronger. I need you to hurry up, man, cause I can't wait much longer. I know I got to be right now. Avete preparato i seri normalizzanti? Sì, i primi 3 sono pronti. Ti sembra forse che abbiamo 3 pazienti? Dico io! Sai contare? Ti ho chiesto se sai contare! Certo! Beh, a me sembra di no! Conta i pazienti! Sono 4. E allora perché hai preparato 3 sieri? Eh? Ti pago forse per far niente? Tutti incompetenti qui dentro! Tornerò tra 5 minuti con dei pazienti speciali e pretendo che il quarto siero sia pronto. Capito? Ma non si può fare in 5 minuti. Cosa? Ci proveremo, signorina Dimitrova, faremo del nostro meglio. Oh, finalmente una risposta cortese. Ci voleva tanto, Rosalind. Mi ha chiesto se so contare. Ti rendi conto? Io, che ho un dottorato ad Harvard, se so contare. Perché non riesco mai a risponderle a tono? Come fai tu a essere sempre così calmo? Devi lasciarti scivolare addosso le sue parole. Ah, ma come si fa? Io non ci riesco. Ti pago forse per far niente? Ma se non faccio che lavorare tutto il giorno, senza fermarmi mai. Niente pause pranzo, solo pause caffè. Quelle almeno 5 per mantenere questo ritmo. E non è un ritmo che potrai tenere per sempre, Rosalind, perché prima o poi crollerai. Fai come me. Respira e lavora a tuo ritmo. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Chi è veloce si fa male e finisce in ospedale. In ospedale non c'è posto e si può
morire presto, lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo, la salute non ha prezzo, quindi rallentare il ritmo, pausa pausa, ritmo lento, pausa pausa, ritmo lento, sempre fuori dal motore, vivere a rallentatore, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza. Olga, siamo arrivati. Jerry, Jerry, carissimo! Ah, è Magda. Sì, beh, dovresti dare una controllatina a Magda. Non è in sé. Jerry, io ti avevo avvisato. Normalizzarla le avrebbe cancellato la memoria. Tu lo sapevi, lei no, ma tu sì. Sì, sì, ma non è questo. Ha ricominciato a parlare in rima. No! Sì. Tesoro, ma non è grave. A me sembra soave. Ho visto, è terribile. Dannazione! Lo sistemeremo. Geronimo! Prendi Magda e falle tutte le analisi. Ciao! Sergei! Duh! Prendi l'impianto stereo. Duh. Vorrei sentire la nuova pubblicità della normalizzazione che mi hai preparato. Oh, beh, non è ancora pronta. Lo sarà per la prossima trasmissione. Oh, un'anteprima. Solo per me. Dopotutto, sono io che ti ho scelto come volto della normalizzazione. Vabbè, se proprio insisti. Insisto. Bimbi, musica. Hai un problema nella testa, funziona a metà. Quindi tutte parti un suono che fa. Ogni volta che ti parte, c'è tu imbarazzante. Come quella volta che stavi al ristorante. Posso dritti da bere, lei dice va bene. Solo che quando le passi il bicchiere. È una malattia, è pericolosa. Stati lontano, è contagiosa. Non so se sei pazzo, io sono un genio. Se ti senti strano, ecco il rimedio. Dai, vieni da Olga, anche contro voglia. Io non dico nulla, ma hai un problema muscolare? Bimbi, perché hai spento? Cortocircuito, cortocircuito. Questa canzone è terrificante. Bella, bella, bellissima. Sergei! Duh. Shh, non rispondere. Sergei? Dove è finito, Sergei? Sergei? Sergei! Non dire nulla. Duh. Ma come abbiamo fatto a infilarci in questa situazione? E come ne usciremo? Spostando i camici? No, 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 non intendevo questo. Hai visto? Cosa? Jerry! Ah, Jerry! Cosa? Jerry è venuto da Olga per normalizzare Magda! Ma perché normalizzare la moglie a sua insaputa? Sto cominciando
a perdere il filo della situazione. Dobbiamo raccogliere tutto quello che abbiamo scoperto finora. Siamo nella fase 3, elaborare un servizio d'inchiesta. Ma no, ormai è saltato tutto! Quindi niente fase 4? No, Sergio. E nemmeno fase 5! Se ne usciamo vivi, e dico se, potrai avere la tua fase 5. E vai, fase 5, festeggiare! Salve! Buongiorno, signor Carlo. La trovo in forma smagliante. Perdonami, piccola. Ho dimenticato il tuo nome. Ci conosciamo? Certo. Lei è il signor Marcegalli. Come potrei dimenticarmi di lei? Come si sente? Splendidamente, mia bella dottoressa. E di te? Che mi dici? Ah, io sto molto bene, grazie. Mi dica, qual è l'ultima cosa che ricorda? Dovrei ricordare qualcosa? Non riesco a ricordarmi tutte le donne con cui sono stato. Carlo, mi dica la sua data di nascita. Si ricorda quanti anni ha? Quanti anni mi dai? Dalla scheda mi risulta che lei abbia 34 anni. Ti dirò. Io me ne sento ancora 25, 24, 23, 22... Ha avuto qualche difficoltà motoria? E perché mai? Ho ancora la carica e l'energia di un adolescente. Carlo... Non so se mi spiego. Sì. Carlo, io vorrei che adesso lei mi ascoltasse con molta attenzione. Puoi darmi del tu, dolcezza. Ho occhi e orecchie solo per te. Carlo, tu fai parte di un programma sperimentale chiamato Normalizzazione. Normalizzazione, sì, me l'hanno detto. Prima avevo la carrozzina e ora, puff, cammino di nuovo. Sto una favola. Ok, passiamo a questo. Ora cosa sogni di fare nella vita? Sogno di diventare uno famoso. D'altronde, 10 minuti di celebrità aspettano a tutti. Lo ha detto proprio oggi Gerry Titanio in TV. E io di certo non sono da meno. E sogni ancora di trovare l'amore? L'amore? Nah, troppo impegnativo. Dottoressa, io mi innamoro 10 volte al giorno di una bella dottoressa. Di quella russa, tutto pepe. Delle altre due pazienti, Paola e Martina? Paola e Martina. Quello che è. Non mi serve il vero amore. Ma forse tu puoi darmi quello di cui ho bisogno. Ci capiamo, no? Carlo, sono molto preoccupata. La normalizzazione ti ha cancellato molti tratti del carattere. E mi ha tolto la carrozzina. Sì, ma prima avevi altri sogni. Ora sei così. Puoi decidere le strade che farai. Scalare le montagne oltre i limiti che hai. Potrai essere qualcuno se ti va. Ma se non ami, se non ami, non è vero motivo per vivere. Se non ami, non ti ami e non ci sei. Se non ami, non ti ami e non ci sei.
davvero non sai chi sono? Per la millesima volta, no. Davvero, cazzo? No, 1001. Bene, Paola, lei mi pare in ottima salute. Ora che sono normale, posso sapere perché prima non ero normale? Purtroppo non ce l'ho mai detto. Come? Non sapete che problema avessi? No, mi spiace. Lei non lo ha dichiarato e noi non l'abbiamo identificato. Forse era solo stress. Davvero non ti ricordi di me? Ma no! Chi sei poi? Tua sorella, scema. Ah già. Ora sarei anche più normale, ma sai che sei proprio stronza? Sono normale, grazie. Paziente 001, Jennifer, il siero è pronto. Se vuole può normalizzarsi anche subito. Io non lo so. Buffo, ero indecisa. Martina, porca boia. Ma vedendola così non mi pare un bel risultato. Ma ora sono più sicura di me. Sono normale io. Perché tu sai che prima eri stata in coma e avevi quel braccio un po' bloccato. Io nemmeno so perché sono qui. Beh, almeno ora sai di essere normale. Sì, ma normale come chi? Chi ero? Chi sono? Ho deciso. Per ora, niente normalizzazione. Possiamo andare? Sì, sì, andate. A te, a me, la normalità. A che punto siamo, Isaac? 3 pazienti su 4 normalizzati, la quarta rifiuta il trattamento. Non trovo più Rosalind. Cosa? Olga, Olga, si sta risvegliando. Ah. Il tuo volto è familiare. O almeno così mi pare. Queste dannate rime! Magda, Magdina, Magduccia! Ciao, maritino. Ciao, sorellina. Tu? Ti ricordi? Ma com'è possibile? Sì, mi ricordo.
Non fa più effetto la tua pozione. Mi ricordo della mia condizione. Mi ricordo che non mi sei stata vicina mai. E forse il perché nemmeno lo sai. Perché eri insopportabile! Come se le rime non bastassero. Pure da badante ti dovevo fare. Oh, ma non l'ho mica chiesto io di finire in carrozzina. Lo sai, vero, sorellina? E tu? In salute e in malattia? Beh, sei andato via. Via! Con un'altra! Mi hai tradita! Ma Magdina... Oh, sei veramente un egoista. E un cialtrone. Non hai fatto la rima? No, devo proprio, Jerry. Cialtrone fa rima con col... Stop! Presto, 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 presto! Rinormalizziamola! Isaac, dammi la siringa! Dammi la siringa! Non oserai. Ah, tu! Buongiorno! Dove... Abbiamo scampato. Dove mi... trovo... Oh, di nuovo tu... Oh. Buon pomeriggio. Bimbi, ciao. E tesoro. Oh, no. Bene, ora abbiamo tutto quello che ci serve per far partire una vera denuncia. Galileo, che ci fai tu qui? Ma quello è Giampiero, il mio assistente? No, io sono Galileo, sono un giornalista e voi siete tutti sotto inchiesta. Duh! Sergio, pure tu! Ma quello è Sergei, la mia guardia del corpo! No, io sono Sergio, la sua guardia del corpo! Sono Sergei, il cameraman. Stupida doppia identità! Salve! Quanta gente! Scusate, sapete dirmi come mi chiamo? No, Rosalind, non ci credo, ma anche tu! Mi chiamo Rosalind? Beh, poteva andare peggio. Sergio, firma tutto! Stai bene, Rosalind? Sì, benissimo! Oh no, io... posso spiegarvi? No, sembra che l'effetto della normalizzazione stia svanendo sempre più velocemente ad ogni somministrazione. Deve essere il virus, si indebolisce ogni volta. Bentornata, Rosalind, io ti preferisco così. Guardate, Jennifer, Paola, Martina, Carlo, siete come prima. Tu! Nella pubblicità non si diceva che l'effetto era temporaneo. Ho creduto di non dover più essere così. Vero. Però è stato bello in qualche modo. Bello? È stata un'illusione, poi una delusione. Io vi faccio causa. Ah sì? E con quali prove? Le nostre. Sergio ha filmato tutto. Non è vero, Sergio? Io la amo. E allora devi dirglielo. Io ti amo, Jennifer! Magari prima era meglio invitarla a cena. Giusto. Io ti invito a cena, Jennifer! Ok, strambo. Anche noi potremmo uscire qualche volta, Carlo. Tu vuoi uscire con me? Mi piacerebbe. Allora potresti venire in camera mia. Cosa? Ho un impianto stereo da paura. E le luci, se vieni dalla prossima settimana. E te facessi una passeggiata? O, cioè, una cotta meno rumorosa? Ok... Qualcosa ci inventeremo. Vero, Decibel? Giovedì? Giovedì, tia? Giovedì, Jennifer! Sì, cazzo! Sognare di volare e avere sempre il bisogno. Sensazioni per cancellare il ricordo. E non esiste un cielo senza stelle se resto.
ad occhi chiusi ed oltre, oltre le nuvole guardo. Eppure gioia se penso che son vivo, anche in mezzo al casino. Eppure gioia se penso che da ieri io sono ancora in piedi. Grazie per essere qui, già questo è un buon risultato. Oggi iniziamo con la nostra terapia. Vi ricordo che qui ai diversi anonimi nessuno vi giudicherà per quello che direte. Chi vuole iniziare? Io. Mi chiamo Jerry Titanio, ma questo lo sapete già. E ho smesso di berra ieri sera. Non è quel tipo di gruppo, Jerry. Allora passo. Jerry, il suo gin tonic è pronto. Vado io. Sono Carlo. Ciao Carlo. Ciao Carlo. Ciao. Tra me e Paola non sta funzionando. Ecco, siamo usciti un paio di volte, ma per ora vogliamo conoscere altre persone. Ma è tutto ok, insomma. Che sfigati. Jennifer. Tra me e Sergio, invece, va benissimo. Bene. Grazie per la tua condivisione. Però è stata un'esperienza positiva. Beh. E mi ha aiutata da tubito che tono torda. Ecco, non da tubito, però gli ho detto. Bene, ma parlando del vostro rientro al lavoro, Isaac? Io ho trovato le mie strategie per riuscire a fare tutto nonostante questo. E con i miei tempi e ora aiuto gli altri a fare lo stesso. Rosalind, vuoi dirci qualcosa? Ciao, sono Rosalind. Ciao Rosalind. Ciao Rosalind. Ecco, sto imparando a non massacrarmi di lavoro e a prendermi del tempo per me. Ho un programma settimanale molto dettagliato. Oh. Lunedì e mercoledì functional yoga, martedì e venerdì cromoterapia, giovedì pole dance. Oh. Ora sono molto meno stressata. Poi non avere più la signorina Dimitrova come capo ha aiutato. Senza offesa. Sì, ti offendi? Come osi? Piccola imbecille! Olga, abbiamo detto nessun giudizio. Qualche miglioramento nella vostra relazione, Olga? No. Magda? Qualche minimo progresso. Ma non è di certo un successo. Per la miseria! Magda, abbiamo detto di fare caso a questa cosa delle rime, ok? Cerca di lavorarci. Martina, non hai ancora condiviso niente con il gruppo. Che cosa vuoi che ti dica, Stella Bella? Che sono contenta di essere tornata quella di prima per un giorno? No, è stato uno schifo. Beh, la tua rabbia è comprensibile.
ma sono certa che puoi trovare un aspetto positivo in quello che ti è capitato. Un aspetto positivo? Gente ti giudica per quale immagine hai, vede soltanto le maschere, non sa nemmeno chi sei. Devi mostrarti invincibile, collezionare trofei, ma quando piangi in silenzio scopri davvero chi sei. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Splendore che sei nella tua fragilità, e ti ricordo che non siamo soli a combattere questa realtà. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio. Siamo. Ma non trovo la scaletta. Sergio! Da, volevo dire, è qui. È tutto pronto per andare in onda? Siamo alla fine della fase 4 bis e io sono già pronto per la fase 5. Pa, 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 bra, ra, pa, pa, prima registriamo il servizio speciale. In onda tra un minuto. Come? In onda tra un minuto. Lascia perdere. Andiamo a chiamare gli altri. Tu vai di là, io di qua. Festeggiare! Pa, 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 ra, 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 ta, ra, ra, Sergio! Uffa! Buonasera a tutti voi, gentile pubblico. Ci siamo chiesti come potevamo far conoscere a più persone possibile la nostra storia. Sì, questa è un'opera di fantasia. Ma i personaggi che la abitano non sono così diversi dal vostro conoscente in carrozzina.
o dal vostro vicino, o dalla vostra ex collega ora in coma, o dal figlio dei vostri amici che ha avuto l'incidente. E in fondo non sono così diversi da voi stessi. Ci siamo chiesti come potevamo parlarvi di come ciascuno vive l'amore, l'affettività, la propria autonomia personale. L'inserimento nel lavoro, esperienza di vita comuni a tutti quanti. Ci siamo chiesti come potevamo raccontarvi che esistono tante abilità diverse, ma che in fondo siamo tutti diversi e che nessuno è davvero normale. Abbiamo creato questo progetto per portare a tutti il nostro messaggio, con la musica, con il teatro, con il canto e con la danza. La nostra forza non è diventare perfetti o normali. La nostra forza è stare insieme, perché insieme siamo uno spettacolo. Anche quando ci buttiamo via per rabbia o per vigliaccheria, per un amore inconsolabile, anche quando in casa il posto è più invivibile e piange, non lo sai che cosa vuoi. Credi, c'è una forza in noi, amore mio, più forte dello scintillio di questo mondo passo e inutile. È più forte di una morte incomprensibile e di questa nostalgia che non ci lascia mai. Quando toccherai il fondo con le dita, a un tratto sentirai la forza della vita che ti trascinerà con sé. Amore, non lo sai, vedrai una via d'uscita, c'è. E anche quando mangi per dolore e nel silenzio senti il cuore come un rumore insopportabile, tardi il mondo è raggiungibile. E anche quando la speranza oramai non basterà, c'è una volontà che questa morte sfida la nostra dignità, la forza della vita che non si chiede mai, c'è l'eternità. Che lì